C'era una volta un re, anzi un regno che si chiamava Campania Felix, dove la terra era fertile e bellissima e la gente aveva tanta roba buona da mangiare ed era felice. Black Hole, Chernobyl, Dirty Pack, Dirty Island, Giudizio Finale, Macchia d'Olio, Marea Nera, Mazzettus, Old Iron, Oro Rosso, Paccotto, Rompiballe, Toxic Country. Sono nomi fantasiosi, potrebbero essere titoli di film, e invece sono i nomi in codice di alcune delle 82 inchieste che dal 1991 a oggi hanno ricostruito il business della monnezza. Tutte le emergenze rifiuti nate in questa regione sono nate solo ed unicamente con uno scopo ben preciso, di coprire quello che era il reale business, che era il rifiuto industriale tossico proveniente dal nord. Da quando ha cominciato a parlare nessuno l'ha mai ascoltato. Addirittura un sindaco disse: non voglio neanche sentire che cosa racconta un omicida criminale. Dicono che parla della rovina del territorio per vanità, per sentirsi ancora importante, per fare l'eroe. Ma chi se ne importa, dico io, se quello che Carmine racconta può aiutare a scoprire la verità, a salvare delle vite, ma non vale la pena ascoltarlo. Si è pentito e viene ancora giudicato. 13 anni fa, probabilmente, se avessero aperto gli occhi chi ci comanda dall'altro, tutto questo oggi non ci sarebbe stato, perché i bambini che stanno morendo adesso non erano neanche nati. C'è sempre qualcosa che si vuole nascondere, ma è la realtà che si vive tutti i giorni. Infatti mi chiesero gli oncologi se io abitassi in zone dove ci fossero centrali elettriche, cose radioattive. Io cadevo dalle nuvole, pensando che da Napoli Centro avessi tolto mio figlio dallo smog per portarlo alla Campania Felix, no? La difficoltà che ha il medico di famiglia nel fare la prevenzione primaria e quindi nel consigliare mangia sano, mangia frutta e verdura, non fumare, quando le matrici ambientali che sono la terra, l'acqua e l'aria sono inquinate. Io sto ancora facendo dei sopralluoghi là e vedo terreni che dove prima c'era una vegetazione frutteti, oggi c'è come il deserto. E non è che non lo sapevano che stanno scoprendo i sacri pulcinelli, perché era una cosa che lo sapevano bene le istituzioni, tanto che lo sapevano che misero la copertura di segreto di Stato. A me non piace chiamare questa terra terra dei fuochi. Noi per la verità questi fuochi non li abbiamo visti mai. Noi vediamo fumo nero.